Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale Extremus 13. Oggi andiamo avanti con la nostra avventura su Robocraft nella nostra officina spaziale. Possiamo notare dalla parete che c'è scritto Scorpion, che sarà il nuovo progetto della Extremus Corporation, ma noi siamo qui per un altro motivo, ragazzi, in primis, ovvero il grandissimo aggiornamento che è stato compiuto su questo gioco da parte della software house che lo sviluppa, la Freegem, che ci ha dato nuovamente la disponibilità di toccare con mano tutte le novità. Ragazzi, Rise of Walkers è il nome di questo grandissimo aggiornamento. Walkers dovrebbe farvi un po' pensare, guardate un po' cosa è successo. Abbiamo la disponibilità di creare robot camminatori con queste appunto zampe meccaniche che ci permetteranno di salire su qualsiasi superficie dei mondi esplorabili e giocabili in questo grandissimo gioco. Ragazzi, vi faccio giusto dare un'occhiatina a cosa possiamo creare con queste zampe. Cioè, ragazzi, guardate che figata assoluta. Cioè, abbiamo la possibilità di creare questi aracnidi, queste forme assolutamente epiche e assolutamente spaventose di robot che incutono sicuramente un grandissimo timore nell'avversario. E questo è un esempio che possiamo acquistare nello store di Robocraft. Si chiama Venomous. Ragazzi, se volete provarlo assieme al vecchio Strenus, basta semplicemente che lo scriviate nei commenti e lo proveremo assieme. Lo acquistiamo e lo proviamo. Ragazzi, altra cosa interessante, la Robocraft ha chiaramente implementato altre cose, altre novità assolute, come, un attimo solo, lo guardiamo meglio da questa parte, che si vede un pochino, ok, perfetto. L'Alignment Rectifier, H The Flipper, un pochino più facile da dire. Ragazzi, se ci ribaltiamo in poche parole, possiamo finalmente rimetterci in piedi. Cosa interessantissima, perché spesso era un po' frustrante il fatto che uno si ribaltasse, ragazzi, eccoli qua abbiamo tutte le versioni, e poi dovesse per forza di cose lasciare la partita oppure farsi sterminare. Altre cose, ragazzi, hanno aggiunto anche delle nuovissime armi, delle armi di distruzione di massa, e da mettere sopra i nostri giganteschi robot camminatori, ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, le nuove novità le vedremo assieme, le vedremo adesso creando Scorpion, la nuovissima, e appunto creazione da parte della Strenus Corporation. Qui, ragazzi, possiamo notare che la Frigia mi ha dato la disponibilità di avere già tutti gli equipaggiamenti sbloccati, quindi potremo sbizzarrirci. E l'ultima cosa che voglio dirvi prima di partire con la creazione del nostro robot è che il limite davvero, ragazzi, di questo gioco è la vostra creatività. Quindi dateci sotto e create tantissimi robot, perché questo game è un gioco che troverete in descrizione il link. È un gioco free to play, ragazzi, lo potete provare gratuitamente. Smetto di annoiarvi, ragazzi, e partiamo con la creazione dello Scorpion, della nuova creazione della Strenus Corporation. Grazie, ragazzi, a presto.
Chaos Corporation, ragazzi, è fiera di presentarvi il suo modello di punta Tier 7, nome in codice, Scorpion. Ragazzi, analizziamo velocemente quali sono i punti di forza di, questo bellissimo robot, che è sostenuto all'esterno da queste gambe robotizzate Tier 7 che gli permetteranno di muoversi liberamente e di saltare agevolmente per la mappa. Ragazzi, altri punti di forza, avrete sicuramente notato questo set di gomme che direte Strenus, che ti servono? Finché le nostre braccia, le nostre gambe Walker T7 saranno appunto abilitate, ragazzi, e vi ricordo che queste gambe le potete sbloccare, sono le prime gambe, diciamo, robotizzate che per ora potete sbloccare, quindi proprio entry level, vedremo livelli avanzati più avanti. E dicevo, ragazzi, le ruote serviranno nel caso in cui le gambe dovessero venire a meno. Abbiamo queste ruote, la trazione integrale, assolutamente potenti. Vediamo un attimo, ragazzi, nel basso cosa si cela. Si cela innanzitutto, ragazzi, uno chassis tier 7 con i blocchi gialli, coperto all'esterno da potenziamenti tier 8, quindi questi blocchetti rossi. Vi chiederete dov'è il pilota? Ecco il pilota, ragazzi, il pilota è ben protetto in un abitacolo assolutamente quasi a tenuta stagna, che appunto lo proteggerà dai colpi esterni laser e da tutto quello che gli verrà scagliato contro. Ragazzi, abbiamo nella parte inferiore anche un oggetto speciale, ovvero l'Alignment Rectifier, dal nome un pochino strambo, detto anche The Flipper, molto più facile, che se il nostro robot dovesse ribaltarsi, gli darà la possibilità, appunto, ragazzi, di tornare in sesto. Abbiamo come armi questi bellissimi e assolutamente potentissimi, Nanotech Disruptor, che ci permetteranno sia di rifocillare e di rimettere in sesto i nostri compagni, sia di attaccare gli avversari. Ragazzi, però non ci annoiamo con la descrizione del bellissimo robot, proviamolo sul campo. Perfetto, ragazzi, siamo pronti a scendere in campo nell'ambientazione di Marte, prontissimi a testare le potenzialità del nostro robot curatore danneggiatore. Ragazzi, dobbiamo stare attenti perché, allora, intanto questo è già ribaltato e complimenti a lui, io salto intanto, benissimo. E bisogna stare attenti, ragazzi, perché non è un robot da offensiva. Spero che appunto l'idea vi piaccia, possiamo fare delle modifiche chiaramente anche future, ma è un robot da riparazione e si può anche chiaramente difendere, però non dobbiamo andare avanti all'attacco ai 6.000 km/h. Per esempio, questo robot che abbiamo qui davanti a noi è già leggermente più potente, quindi dobbiamo giocare, ragazzi, non per una volta non di offensiva, ma nelle retrovie. Spero la cosa vi piaccia, è un po' una variazione, al limite comunque nei prossimi gameplay potremo tentare di andare in avanti in offensiva tamarrissima e dovremo fare delle modifiche nei prossimi modelli della Strenus Corporation. Non ci perdiamo in chiacchiere, ragazzi, analizziamo subito la minimappa, scorgendo con attenzione possibili nemici. Volevo darvi però una piccola dimostrazione di quello che può fare un robot di questo tipo. Chiaramente ho beccato l'unica superficie non scalabile, ma ragazzi, se la cavicchiano davvero tanto bene. Cioè, nel senso, possono salire, vedete, ecco, ragazzi, guardate, per dire, io mi posso piazzare qui e fare i miei colpi assolutamente pro. Quindi, ragazzi, possiamo salire dove ci pare, possiamo anche fare dei salti come dei ragni pro. Benissimo, mentre io continuo a saltare da pro, ecco qua, ragazzi, mega pro nell'anima, cerchiamo qualche avversario o sosteniamo comunque i nostri amici, tipo questo qui. Attenzione, a sinistra c'è un nemico laggiù, ragazzi. I miei colpi hanno una portata davvero ridotta, quindi cosa dovrò fare? Dovrò cercare, eccoci qua, ragazzi, dovrò cercare di mantenere, the fuck, di mantenere che non devo stare qui. Ecco, molto bene. Vedete, ragazzi, devo stare vicino al mio amico senza cozzargli addosso e lo posso riparare. Quindi io e lui saremo, diciamo, la coppia vincente. Lui offensivo, io difensivo, e andando insieme come due scarafaggi per questa bellissima mappa possiamo dominare il mondo, ma da soli siamo un pochino scarsi. Quindi, ragazzi, molta molta attenzione quando procediamo. Allora, diamoci un po' un'occhiata attorno. Stiamo andando chiaramente, ragazzi, lo scopo del gioco è conquistare la base nemica. Per ora abbiamo perso davvero tantissimi dei nostri. Ok, ci stiamo avvicinando al respawn avversario. Attenzione perché c'è un tipo che vola. Io dovrei stare molto molto attento. Possiamo provare a conquistare, perfetto, ci siamo infilati all'interno, ragazzi, della conquista. Purtroppo credo che saremo un bel po' pochi. Ah, bellissimo, hanno messo anche la possibilità di vedere a distanza qui il cerchio rosso che si sta completando, non l'avevo mai notato, molto molto bene. Siamo 1-1, ragazzi, più o meno procediamo allo stesso modo. Vediamo un po' se riusciamo a shottare qualcuno. Purtroppo, vedete, ragazzi, hanno anche la mira automatica questi due cannoncini, quindi è piuttosto semplice mirare, tra virgolette. Voi direte Strenus nabbo, però è così, insomma. Siamo robot, diciamo, curatori, robot difensivi. Questo Scorpion è poco attaccante, ma comunque, ragazzi, come vi ripeto, la vostra
Il bello di questo gioco è che, diciamo, il vostro limite è la vostra creatività. Quindi io ho creato questo robot difensivo, lo volete fare offensivo, me lo dite nei commenti, oppure lo fate direttamente voi provando il bellissimo game. Allora, raga, vediamo un po'. Abbiamo vinto, finalmente abbiamo vinto una partita. Quindi giocando, paradossalmente, giocando di difesa, giocando di tattica, abbiamo vinto la nostra prima partita, ragazzi. Ne facciamo subito un'altra, questa è durata davvero poco. Molto bene, possiamo accettare tutto quanto, premiamo B per riscendere in campo e facciamo scegliere al server appunto una partita che abbia le caratteristiche giuste per il nostro robot Tier 7, che ricordo fa parte del grande aggiornamento Rise of Workers. Aspettiamo la fine del caricamento, ragazzi, e partiamo. Molto molto bene, ragazzi, mancano 10 secondi e poi andiamo in questa ambientazione sempre invernale, provando il nostro robot difensivo di copertura pro. Ragazzi, questo robot davanti a me è davvero bello. Cioè, vedete quanto, dov'è lo spessore di questo game? Ognuno può fare il suo robot diverso ed è davvero, guardate che figata questa specie di seppia volante che si è autoshottata. No, vediamo un po'. Anche questo, ragazzi, per esempio, ha il mio stesso tipo di cannoni, che curano e possono attaccare. Ancora non abbiamo visto un attacco perché non vorrei lanciarmi davanti con in modo prepotente e prorompente. Dunque, ragazzi, possiamo notare... Ah, fuck! Ecco, possiamo notare, ragazzi, che mi sono ribaltato. Ma come ben sapete, io ho messo un sistema... Eccoci qua, perfetto! Il flipper l'ho attivato adesso, ragazzi. Avete visto anche questa nuovissima novità che ci permette di evitare di dover uscire dalla partita o aspettare di essere ammazzati e di rimetterci in sesto. Molto molto bene. Altra cosa interessantissima, vedete questo poveraccio, ragazzi? Lui non può salire. Che cazzo? Cioè, ha dato gas ed è salito. Perfetto. Io invece posso scalare la montagna con le mie bellissime, potentissime... Attenzione, ragazzi, non ribaltiamoci. Ok, frena, frena, frena con le zampe, frena, benissimo. Anche lui ha usato il flipper. E dicevo, ragazzi, con le nostre zampe non conosciamo praticamente limiti. Bello davvero questo scorpione, è venuto un po' meglio. Il mio in realtà è più nome in codice scacareggio, però comunque possiamo procedere. Allora, ragazzi, attenzione, vediamo un po'. Curiamo i nostri avversari, i nostri amici, scusate, quello là è molto danneggiato. Ecco che lo sto riparando, ragazzi. Andiamo a dare un pochino di supporto, siamo un pochino i medici di questo game oggi. Lo stiamo curando. Eccoci qua, benissimo. Guardate, ragazzi, passando il mio raggio su di lui lo sto mettendo in sesto. Quindi adesso lo facciamo ricaricare un attimo il raggio, diamole ancora una bella fixatina. Ecco qua, vedete, ragazzi, che si sta mettendo in sesto. Era danneggiato davvero tantissimo, che non si dice in italiano, però mi capirete. Eccoci qua. Ed ecco che sta praticamente ricomparendo ogni parte di questo bel robot. Il suo padrone mi... Oh, fuck! C'è anche un avversario! Attenzione, ragazzi, attenzione! Dobbiamo sostenere il robot qui vicino. Fuck, 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 fuck! Quello ha capito perfettamente che senza... Oh, fuck! Peccato, 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 peccato. Allora, dobbiamo cercare, ragazzi, di metterci in salvo, ma con tre zampe non è facile camminare. Anzi, mi sto trascinando, a dirla proprio tutta. Ok... Non sono riuscito, ragazzi, sto cercando di farlo secco. Dai, miriamo, miriamo il robot. No, 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 fuck. Peccato, 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 ragazzi. Facciamo una terza partita assieme. Questa volta ci è andato un po' male. Avete visto comunque come si incomincia a giocare anche in cooperativa questo game? Molto, molto bello. Perché, come avete notato, c'è più tattica. C'è chi fa il riparatore e segue, casomai, ragazzi, un pilota più offensivo. Usciamo dalla partita e partiamo con un altro. Perfetto, ragazzi, siamo di nuovo assieme, pronti a testare per la terza volta il nostro robot. Per ora abbiamo preso un ceffone in faccia per poco, ragazzi, uno schiaffo in faccia per poco. Mentre la prima partita l'abbiamo assolutamente vinta di tattica pro. Rimaniamo sempre focalizzati sul nostro compito, che è quello di riparare i nostri amici più che attaccare gli avversari, scusate. Eccoci qua. Mentre questi si stanno già cozzando assieme. Davvero un bruttissimo robot questo qua, gigante. Va bene, ragazzi, incominciamo la nostra scalata alla montagna senza problemi, credo. Attenzione, non lo vedo proprio. Ecco, molto elastico il nostro robot, va bene. Questi si stanno assolutamente cozzando. Ragazzi, c'è un accoppiamento probabilmente in atto di robot diversi. Molto molto piano. Ok, attenzione, ragazzi, continuiamo a salire sulla montagnola. E possiamo anche spottare un po' di nemici premendo il tasto Q. Vediamo un po', ragazzi. Guardate che bello star qua su. Ok, molto bene. Io per forza di cose devo per... Mamma mia, attenzione, questo qua va giù. No, 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 non così. Questo rischia il tutto per tutto. Io mi lancio invece a morto peso. Streus. Bam, una bella botta, ragazzi, salto epico. Banzai di Streus. E seguiamo Kanomo. Questo, no, Kamomo.
Camomop, esatto, Camomo. Ok, attenzione, mi sono incastrato con il robot su una roccia. Questo tizio si è ribaltato. Ah, ok, si è ribaltato Camomo. Molto, molto male. Seguiamo allora, ragazzi, Mudul, Mondul, là davanti, che lo vedo più in fase offensiva. E un bel... una bella rifornita di energia potrebbe servirgli. Anzi, assolutamente gli serve, perché lo vedo molto, molto male. Anzi, forse, ragazzi, anche troppo avanti per i miei gusti. Troppo, troppo avanti. Cerchiamo... Fuck, fuck, fuck. Ci stanno sparando... Ah, fuck! Dalla montagna, maledetta! Ragazzi, è andata molto male anche questa volta. Mamma mia, è andata male. Niente da fare. Strenus non riesce mai... Ma che cacchio! Purtroppo, ragazzi, questo è il finale del nostro video con uno Strenus che fa del drift su se stesso con una sola gomma. Ecco, adesso neanche quella, ragazzi. Molto, molto male. Va bene, ragazzi, comunque considerate sempre che sta sempre a voi la vostra abilità. Io non sono molto abile, lo sapete, a pilotare i robot. Mi piace molto costruirli, quello è vero, però pilotarli non sono molto abile. Ma questa qui è una cosa risaputa, ragazzi. E, ragazzi, noi ci salutiamo. Ringrazio ancora una volta la Freegem per avermi concesso di farvi vedere tutte queste bellissime novità. Avete capito chiaramente quali sono, ormai ve l'ho spammato 70.000 volte, Rise of Walkers, ragazzi, ricordatevelo. E se avete voglia, appunto, provate il gioco che lascio in descrizione, per la sesta volta l'ho detto. Vi saluto, ragazzi, da Strenus è tutto, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi! Ciao! In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto, e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento, e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!